solo en tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete. Ciao a tutti, torniamo a parlare di nuovo della Degustabox. La Degustabox, come abbiamo già visto in precedenza, è una scatola che arriva a casa nostra dietro abbonamento, si paga all'incirca 16,99 euro mensilmente, la prima volta dietro un codice dato da un nostro amico, oppure proprio come prima volta abbonati alla Degustabox andremo a pagare solo 5,99 euro. All'interno possiamo trovare dai 10 ai 15 prodotti, tutti ottimi, di marche italiane che troviamo sul mercato, ma anche prodotti nuovi. La Degustabox può essere ricevuta dal 25 al 31 di ogni mese oppure dal 1 al 16. Vediamo la Degustabox di questo mese di dicembre, che cosa contiene. Come al solito l'imballaggio è sempre ben curato. All'interno troviamo delle piccole etichette natalizie che possiamo utilizzare per i nostri auguri o per fare un qualsiasi regalino. Poi abbiamo, come al solito, il foglio illustrativo con i vari prodotti che sono contenuti nella Degustabox. In più, sul retro, sempre una ricetta che possiamo realizzare con uno dei prodotti. Arriva il caffè Vergnano Arabica Cialde, che già sappiamo, abbiamo già ricevuto in un'altra Degustabox e dobbiamo dire che è veramente ottimo. Un nuovo prodotto, scrocchi con olive, che possiamo utilizzare come aperitivo oppure come snack spezzafame a qualsiasi ora del giorno. Poi abbiamo gli anacardi che arrivano da Frutte Bacche, un pacco da mezzo chilo di Trecce Liguori, e anche la pasta Liguori già abbiamo avuto occasione di provarla e devo dire che è veramente ottima. Olio extravergine d'oliva Il Cavallino, e poi abbiamo un sale iodato e peperoncino della Cannamela. Chi non conosce la Cannamela, veramente sono prodotti di ottima qualità e possiamo trovare veramente della Cannamela tantissime spezie che utilizziamo giornalmente in casa. Poi abbiamo altri snack, sempre scrocchi con sesamo e con rosmarino, sempre per un buon aperitivo o uno snack spezzafame a qualsiasi ora del giorno. Questi sono molto comodi anche da mettere in borsa, perché possiamo portarli con noi, appena ci viene fame abbiamo il nostro scrocchi a disposizione. Una busta di caramelle Alpenlibe
di cui io sono veramente molto golosa, una busta di torroncini sperlari morbidelle, cioccolato bianco e cioccolato nero, giusti proprio per queste feste natalizie. Sinceramente questo va via prestissimo, uno tira l'altro. Poi, sempre ben confezionati, i prodotti che sono in vetro, proprio per fare in modo che possano arrivare a casa nostra sempre ben curati. Allora abbiamo carciofini cardetti Valbona in olio extravergine di oliva. Questi sono davvero ottimi anche per, non solo come accompagnamento, quindi a un secondo, ma per realizzare diversi piatti. Infine, ma non da ultimo, vediamo cosa c'è all'interno. Come vedete, veramente è confezionata molto bene, proprio perché il vetro deve essere riparato da qualsiasi danno. E poi abbiamo una bottiglia di birra Moretti lunga maturazione. Vedremo anche di provare la birra, magari accompagnandola appunto agli scrocchi di cui abbiamo già visto e parlato. Presto troverete tutte le mie opinioni sui prodotti nel mio blog. Vi dirò che cosa ne penso. Mi raccomando, se volete ricevere quindi ogni mese una sorpresa, una scatola piena di tanti prodotti buoni e appunto a sorpresa ogni volta qualcosa di nuovo, basta abbonarvi al sito www.degustabox.com. Potrete scegliere di fare il vostro abbonamento e ricevere così tanti buoni prodotti. Ciao, a presto!